È partito dalle 7 di questa mattina a Tispoli, programma europeo di controllo a tutti i camion e i tir in circolazione nelle strade dell'Unione Europea. Fino al 15 marzo prossimo, su tutte le strade e le autostrade d'Italia, Veneto compreso, gli agenti della Polstrada controlleranno i tir in circolazione in merito alle condizioni di guida dei conducenti, dei mezzi e delle merci, soprattutto in Veneto, dove i mezzi pesanti rappresentano un problema di sicurezza e di circolazione importante, visto quanto successo quest'estate lungo la 4 nei pressi di Cessalto. Ecco perché poi questi controlli sono fondamentali e richiedono tutta il nostro impegno anche con i centri di revisione mobile, insieme alla motorizzazione. Effettuiamo dei controlli proprio sulla sicurezza dei mezzi. Cosa controllerete? Tutto, dall'efficienza dei veicoli ai documenti di trasporto. Lo scorso anno, nella medesima settimana europea del Tispol Track, il network delle polizie stradali di 24 paesi europei, sono stati controllati a livello generale 179.000 veicoli, sono state accertate 50.000 violazioni, effettuati 2.300 fermi di veicoli e ritirate 1.200 patenti. I dati veneti dello scorso anno parlano invece di 951 veicoli controllati, 687 violazioni contestate, 3 i guidatori trovati in stato di ebbrezza, 84 i tir in sovraccarico, 119 le violazioni tecniche del veicolo. In questa settimana di controlli serrati saranno un'ottantina gli agenti della Polstrada impegnati nelle strade venete, incidenti permettendo. Al termine della settimana sarà tracciato un bilancio dei controlli svolti a livello europeo ma anche a livello locale, che potranno essere utili anche per avere un quadro della situazione più aggiornato.